Una giornata di confronto e di riflessione sulle politiche sociali e sulla programmazione avviata dalla Regione Abruzzo è stato questo l'obiettivo dell'evento Stati Generali delle Politiche per la Disabilità e per il Sociale che si sono svolti all'Università di Teramo, iniziativa voluta e organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali. Gli Stati Generali hanno richiamato e raccolto a tutto il mondo del volontariato e del terzo settore che opera in Abruzzo e che gestisce gli avvisi pubblici emanati dalla Regione nell'ambito della propria programmazione e di quella nazionale la Prima volta che si fa in Abruzzo e a Teramo eh, perché voglio continuare quella concertazione, quel confronto tra le parti che già abbiamo fatto nella redazione del nuovo piano sociale regionale 2022-2024, che rappresenta una sfida importante per il settore sociale abruzzese: lotta alla povertà, eh, tutela dei più deboli, eh, cercare di evitare l'emarginazione sociale, cercare di implementare l'inclusione. Queste sono le linee guida di questo piano in cui abbiamo triplicato i fondi una dote finanziaria di 450 milioni, aumentata la spesa pro capite di oltre un terzo, quindi passiamo a oltre 90 euro per ciascun cittadino abruzzese. Sono previste una serie di misure importanti, il cargiver, la vita indipendente, l'autosufficienza, il dopo di noi, anche quella una misura importante per quelle persone che perdono i cari. Presenta l'evento il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che si è soffermata sull'importanza di riflettere sul mondo del terzo settore per dare dignità sempre di più a coloro che vivono questa realtà. Un evento importante per l'Abruzzo. Credo che ci siano tante cose da dire. Sicuramente ci sono anche delle difficoltà, delle problematiche, ma credo che questo sia il modo migliore per affrontarle, cioè riflettere insieme al mondo delle associazioni del terzo settore sui diversi temi che accompagnano le persone con disabilità in quello che deve essere un percorso nella vita adulta e in una dimensione di vita che sia il più possibile dignitosa. Adesso, come avete sentito, parte a brevissimo. Ieri abbiamo istituito il tavolo per la riforma del dopo di noi e mi sembra una cosa importante. Poi eh, il lavoro, il lavoro la, la parte di formazione e inserimento lavorativo che deve essere garantito a tutti in un'ottica eh, diversa, cioè nel, nello sguardo diverso che dobbiamo avere verso gli altri, cioè nel vedere in ognuno una risorsa da poter valorizzare per le nostre comunità e per il nostro Paese.